giornata che volge decisamente all'autunno. Raggiungiamo il parco naturale locale del Monte Baldo e siamo in compagnia di Manuela Francesconi, che coordina tutte queste riserve. Noi siamo nel cuore di una di queste riserve, cioè nella faggeta storica del Monte Baldo, dove sappiamo qui c'è una storia di natura, ma anche diciamo una storia economica legata alle attività umane. Attività umane che proseguono anche oggi, però nella logica di una gestione sostenibile. Cosa significa, Manuela? Gestione sostenibile del bosco, di questa faggeta in particolare, significa regolamentarne il prelievo, significa definirne le modalità e le tempistiche del taglio in maniera da permetterne il rinnovamento e permettere alle generazioni future, ma anche a quelle presenti, di poter beneficiare di questo del legname che questa ospita, ma anche dei paesaggi e degli scorci che noi oggi possiamo apprezzare. Infatti vediamo che sono dei luoghi raggiungibili, perfettamente segnalati, quindi c'è anche una attività legata all'escursionismo naturalistico. Il Monte Baldo rappresenta un patrimonio a livello internazionale molto rilevante dal punto di vista botanico, i suoi fiori, le sue piante d'altura che possiamo altrettanto ammirare, no, in questi cammini. Sì, li possiamo ammirare lungo i percorsi che sono, come tu stesso accennavi, numerosi, ben tenuti su tutto il parco del Baldo, e ci permettono di scoprire quelle peculiarità botaniche che hanno reso celebre il Monte Baldo fin dal 1400, grazie alla presenza di specie che solo sul Monte Baldo si possono trovare, le cosiddette specie endemiche. Specie endemiche, quali ad esempio una delle ultime specie che è stata trovata nel 2007 è la Brassica baldensis. Ecco, questo aggettivo baldensis sta a indicare proprio la specificità di questa specie che si trova solo in questo ambiente. Peraltro è interessante perché le specie che si trovano sul Monte Baldo sono ospitate anche nel giardino botanico di Palazzo Baisi e si possono tranquillamente e comodamente visitare proprio da quel sito, su quel sito. I turisti seguono con interesse queste esperienze botaniche. Dobbiamo anche dire che sappiamo, ecco, esistono dei produttori, per esempio, di piante, di erbe officinali che hanno recuperato questa tradizione. Stiamo vedendo altri sentieri botanici, ma poi scendendo verso valle, riscendendo nuovamente a valle, incontriamo gli alpeggi del Baldo, che sono anch'essi, ecco, un punto di incontro tra la dimensione naturale e quella che è rappresentata da un paesaggio costruito dall'uomo, plasmato dall'attività, in questo caso dell'allevamento. Sono luoghi ancora utilizzati. Certamente, l'alpeggio è uno straordinario esempio della positiva presenza dell'uomo in montagna. Con l'alpeggio l'uomo ha mantenuto aperti degli ambienti che altrimenti sarebbero stati invasi dal bosco, permettendo quindi di mantenere appunto spazi aperti che vanno a ospitare tutti questi fiori che hanno reso straordinario il Monte Baldo fin da secoli. Compito di un parco naturale locale è anche quello di preservare queste praterie, che sappiamo essere un ambiente anche delicato. Certo, il parco infatti promuove attività tradizionali quali ad esempio l'alpeggio, lo sfalcio, la raccolta del legnatico, proprio per preservare questi ambienti aperti.